Erano registrate e do subito la parola a Piero che, come sempre, introdurrà il tema e l'introduzione anche a Francesco Silos Labini, che per noi che ringraziamo per aver accettato l'invito di Piero e che anch'io, come Transform Italia, ringrazio. Piero, a te la parola. Bene, grazie Roberto, grazie Francesco che ha voluto accettare con entusiasmo, come nel suo stile, di fare questa lezione. Dico subito che Francesco Silos Labini è un fisico che studia la cosmologia, l'astrofisica, è un astrofisico in realtà e i sistemi complessi. Ha lavorato per circa 8 anni in Francia e in Svizzera, attualmente dirigente di ricerca del centro Enrico Fermi di Roma. Ha pubblicato naturalmente molte opere, qui io ricordo quelle, diciamo, terrestri, non quelle stellari. Ecco, ricordo tra le sue ultime cose un libro importante per il nostro tema, scritto insieme a Stefano Zapperi, I ricercatori non crescono sugli alberi, pubblicato dalla Terza nel 2010. Poi insieme alla redazione Roars, di cui parlerò fra poco, Università 3.0, e-commerce Magazine 2015, poi ricerca e previsione. Cosa può dirci la scienza sulla crisi? Cosa può dirci la scienza sulla crisi? Questo è un libro che è stato anche pubblicato in inglese nello stesso anno. Un altro testo, Rischio e previsione, e un altro testo è quello che riguarda, ecco, no, l'ho appena citato prima, riguarda questo lavoro in comune sui problemi dell'università. Perché un astrofisico? Può sembrare, diciamo, no, un'idea un po' balzana far parlare dell'università. Uno che si occupa, diciamo, del cosmo. La ragione è molto semplice. Nella biografia di Francesco Silos Labini c'è una tappa importante, che è la fondazione, la gestione di un sito fondamentale per capire che cosa è accaduto all'università, non soltanto italiana, negli ultimi 20 anni. E questo ROARS, che è l'acronimo di Return on Academic Research, dove appunto vengono ospitati ricerche, studi che riguardano l'università. Come sapete, e quindi, diciamo, ho voluto che Francesco Silos Labini parlasse di questo tema, perché ha una competenza straordinaria, analisi, riflessioni, lavori. E poiché sulla scuola, come ricorderete, ho voluto che intervenisse con la sua lezione Marina Boscaino, che è un'insegnante di italiano e latino nei licei, quindi un umanista, mi è sembrato anche opportuno affiancare la visione su un altro, diciamo, fondamentale pezzo delle istituzioni formative italiane, uno scienziato, ecco, uno che ha una visione, diciamo, diversa da quella umanistica. Poche parole sul tema, anche perché non voglio naturalmente togliere spazio a Francesco. Voglio solo dire, un po' da storico, che questa trasformazione radicale dell'istituzione universitaria parte con l'Unione Europea, no? Inizia con il cosiddetto processo di Bologna nel 1999, e fa parte della trasformazione dell'università in quello che viene chiamato, diciamo,
Public New Management, un'azienda pubblica, insomma, no? Che deve operare con criteri di economicità, di efficienza, che deve dare conto dei risultati e che quindi deve essere controllata. Deve essere controllata. Io voglio notare, da storico, il paradosso di questa pressione che il capitale produttivo e finanziario esercita oggi sull'università e in maniera speciale in Europa. Perché vedete, il capitalismo, le imprese non si accontentano come dire, di avere propri istituti di ricerca finalizzati all'incremento delle attività produttive, finalizzate a far avanzare il processo tecnologico e quindi di accumulazione del capitale. Vogliono piegare anche le istituzioni pubbliche della formazione ai propri interessi immediati. Ed è paradossale perché voi sapete che l'università è un'istituzione medievale, nasce in Italia e poi nell'est d'Europa, e fino a, diciamo, possiamo dire a metà del Novecento, è un'istituzione che anche diciamo, nelle sue discipline scientifiche, discipline da cui esce sapere che si trasforma anche in tecnologia utilizzata poi dalle imprese, nonostante questo, le università sono abbastanza libere, abbastanza indipendente dal controllo del mondo produttivo, no? Chiunque ha fatto ingegneria in passato, anche diciamo la nostra generazione, la mia generazione, ha fatto un percorso disciplinare, un percorso didattico, tutto sommato rispondente alle logiche interne della disciplina, no? E invece oggi si tende sempre più strettamente a piegare gli ordinamenti didattici alle ragioni strumentali dell'utilità economica. E l'università, a mio avviso, uno specchio, no, di questa fase feroce del capitalismo, come dire, la competizione intercapitalistica, diventata sempre più sfrenata, costringe a piegare ogni frammento del vivente alle ragioni dell'utilità, alle ragioni del processo di accumulazione. Quindi anche gli studi sono soggetti a questa logica. L'Europa, che era nata, diciamo, con ben altri ideali e altri fini, è diventata la casamatta di esperimenti di subordinazione sempre più stretta dei saperi a quella che è l'ossessione di un'epoca, cioè il pensiero unico. Va bene, l'ho fatta lunga, do la parola a Francesco Silos Labini, che torno a ringraziare, che ci dirà cose meno diciamo ideologiche delle mie. Prego, Francesco. Vabbè. Allora, grazie Piero dell'introduzione, condivido lo schermo così dovrebbe funzionare, vero? Lo vedete? Ecco. Sì, Francesco. Perfetto. Allora, va bene, grazie tante dell'invito. Ho cambiato un pochettino, ho accorciato il titolo, ma insomma il concetto è sempre quello. Cercherò di darvi così una mia prospettiva su questo problema, una prospettiva che si è formata appunto prima studiando per scrivere il libro con Stefano Zapperi e poi dopo avendo fondato Roars, che con, sembra un po' una barzelletta, c'era l'ingegnere, l'economista, il fisico, il filosofo che si trovano e fanno un blog. Effettivamente è andata così, neanche ci conoscevamo bene all'inizio, però e poi per qualche strana alchimia ha funzionato e in questi anni di attività, che saranno circa 11 mi sembra, abbiamo avuto 27 milioni e mezzo di visite, per cui insomma possiamo essere contenti. Abbiamo pubblicato 4.000 articoli, eccetera. Quindi insomma ha avuto una grande attenzione, anche perché soprattutto all'inizio ha coinciso con
l'introduzione dell'agenzia di valutazione, quindi per questo diciamo era ancora un oggetto misterioso e molto importante soprattutto per, insomma, per le carriere, per i concorsi, per i finanziamenti, eccetera. Allora, questo qui è il sommario di quello che vi racconto. Allora, diciamo, questa storia parte nel 2008, quindi dopo, diciamo, in qualche modo il processo era già avviato prima, l'ha avviato Berlinguer, l'ha proseguito poi la Moratti e anche Mussi, hanno preparato il terreno, diciamo, per quello che poi è avvenuto. E vi racconterò un pochettino quali sono state le conseguenze, che ruolo ha giocato la valutazione della ricerca in tutta questa storia e, diciamo, in realtà come uno potrebbe ripensare un pochettino il sistema abbastanza radicalmente. Allora, l'inizio è questo. Diciamo, nel 2001 c'è stato... questa era la situazione dell'investimento ricerca e sviluppo dei vari paesi europei. C'era un'Europa a quattro velocità, in cui c'era il Nord Europa, spendeva diciamo quasi intorno al 3%, l'Europa centrale, cioè Francia e Inghilterra soprattutto, intorno al 2%, poi diciamo i PIGS, i cosiddetti PIGS, stavano più sotto, tra cui purtroppo noi, diciamo meno dell'1,5%. E poi vabbè, i paesi dell'est erano completamente fuori scala. Allora qui c'è stato questa strategia di Lisbona, una volta tanto che tirano fuori un numero, in guarda caso anche un 3% come quell'altro che ci sarebbe piaciuto, e invece poi non è successo nulla. Cioè l'idea era quello che entro il 2010 l'investimento ricerca e sviluppo sarebbe dovuto crescere fino al 3% del PIL, e questo ovviamente non è avvenuto, ed è avvenuto anzi il contrario. Cioè diciamo le disuguaglianze che c'erano nel 2001 con la crisi del 2008 si sono amplificate, quindi queste quattro velocità dell'Europa sono ancora più evidenti, erano già più evidenti nel 2012 e poi ancora adesso la traiettoria è quella di una divergenza anziché di una convergenza. Se uno vede quello che è successo, soprattutto nel 2008, per questo è l'anno della svolta, nel 2008 c'è stata una crisi economica, insomma, abbastanza epocale, che ha colpito tutti, ma ha colpito l'Italia in maniera particolare, perché l'Italia, diciamo, non si è forse ancora ripresa da quello shock che è avvenuto, probabilmente per ragioni strutturali, e queste ragioni strutturali vengono da prima. Allora, no, questo appunto nel 2008 c'è la famosa domanda della regina, che poi ritroveremo più avanti quando parleremo di valutazione. Dice: com'è che nessuno ha visto la crisi arrivare? Perché questa stava lì alla London School of Economics, tutti i migliori economisti inglesi, e lei, diciamo, ha tirato fuori questa domanda molto in qualche modo ingenua e anche provocatoria. Quello che è successo in realtà è che appunto nel 2008, se uno vede la produzione industriale dell'Italia, ha avuto un calo del circa 20% rispetto al 2000 e non si è più ripresa, diciamo, anzi continua a calare. Questa mancanza, diciamo, di una richiesta da parte di un'industria ad alta tecnologia, di personale con formazione con alta formazione, con un grado di istruzione avanzato, in realtà genera un paradosso, perché come vedremo l'Italia attualmente è tra i paesi europei quello che ha il minore tasso di laureati rispetto alla popolazione, e questi laureati non riescono neanche a trovare, diciamo, un lavoro che sia adeguato alla loro preparazione. Questo per il fatto che c'è un gioco a ribasso di tutto il sistema produttivo. Quindi l'impatto della crisi economica del 2008 in Italia è stato quello di aver tagliato la spesa in educazione, diciamo, in istruzione. È uno dei pochi paesi, insieme all'Ungheria e all'Islanda, che ha tagliato, mentre altri hanno preso la palla al balzo e hanno investito di più.
diciamo, nel momento dell'approvazione della riforma Gelmini, questa era la retorica che andava per la maggiore riassunta. C'era anche stato Tremonti con la cultura non ci mangia, eccetera. Questo è un articolo su un giornale belga, e Berlusconi si trovava al Parlamento europeo. Questo gli ha chiesto: ma com'è che cioè, perché tagliate l'università? Perché era già abbastanza in sofferenza. E lui rispose con questa frase abbastanza emblematica: perché dobbiamo pagare uno scienziato quando facciamo le scarpe migliori del mondo? Non è il solo, questo è l'espressione di una classe, diciamo, imprenditoriale. Ecco, questo è Guido Possa, che era un compagno di classe di Berlusconi con cui vendeva scope elettriche all'inizio della sua carriera. E lui diceva: beh, non siamo un paese di serie A e quindi che non ci possiamo permettere di spendere soldi in università. A questo poi non sono loro, perché loro l'hanno fatta la riforma Gelmini e la riforma Moratti, ma in realtà quelle riforme sono frutto, diciamo, un frutto bipartisan in qualche modo, perché sono state preparate dai governi di centrosinistra, sono state fatte dai governi di centrodestra e sono state implementate dai governi di centrosinistra successivi. Per cui, diciamo, se uno vede nel dibattito sulla stampa, c'è una certa, diciamo, convergenza verso questa visione. Okay? Le università italiane sono cresciute troppi ingegneri, non abbiamo bisogno di ingegneri, abbiamo bisogno di saldatori. Questa era una pubblicità molto divertente in cui c'era Luca, dopo le medie ha studiato 9 anni, è laureato, è precario, non ha un posto fisso, vive con i genitori. Invece Andrea, che è anche un pochino più prestante, dopo le medie ha studiato 3 anni, è capo reparto, ha un posto fisso e vive con la sua donna. Ecco, bravo. E quindi questo è più o meno, insomma, su tutti i vari giornali. 50.000 universitari in meno vuol dire che i giovani non sono fessi, vedono l'università senza merito, eccetera, eccetera. Troppi ingegneri per le piccole e medie imprese, che in un certo senso è vero, perché le piccole e medie imprese non hanno questa capacità innovativa, non hanno le risorse per l'innovazione, quindi non possono pagare gente per fare ricerca e sviluppo, è un gioco a ribasso, perché a quel punto il sistema si deperisce in qualche modo, no? Poi uno alla fine deve decidere su cosa puntiamo, su fare le magliette come nel Bangladesh o su fare i prodotti di alta tecnologia. Se puntiamo a fare le magliette, dopodiché i salari si adeguano a quel tipo di prodotti. Vabbè, questo è ancora tutto quello che è successo in quel periodo. Noi abbiamo documentato un lavoro in meglio della laurea, laureati al palo, vabbè, insomma. E questa è, diciamo, Zingales, che fa parte di quel gruppo di economisti che più hanno spinto per queste riforme, perché queste riforme non sono state scritte dalla onorevole Maria Stella Gelmini, ma sono state scritte, diciamo, in Confindustria con la consulenza, diciamo, di tutto il gruppo, diciamo, dei bocconiani, quindi a partire da Giavazzi e Alesina, per continuare con Zingales, Perotti, eccetera, eccetera. E lui, in questa frase, diciamo, è emblematica, perché probabilmente è l'unica previsione che ha fatto corretta nella sua vita, Zingales, perché per quelle economiche non hanno mai funzionato, e dice, è una previsione che si autoavvera, perché questo è quello che è stato deciso con la riforma Gelmini e con il taglio del 20% che è stato attuato con un'altra riforma, sempre che è avvenuta un pochettino prima, la legge 133 del 2008 di Tremonti. Dice: ci sono 1,4 miliardi di cinesi e 1 miliardo di indiani che vogliono vedere Roma Firenze e Venezia. L'Italia non ha un futuro nelle biotecnologie, perché purtroppo le nostre università non sono a livello, però ha un futuro enorme nel turismo. Il turismo è l'olio, sì, è l'oro dello sviluppo italiano, il che ovviamente, cioè, anche volendo, non è possibile, perché rappresenta un 10, massimo un 15% del PIL. Allora, è interessante vedere come la retorica si sia, all'epoca della riforma Gelmini, abbia fatto perno su 3 tipi di narrativa, diciamo. Le parole chiave erano 3. Lo spreco, quindi c'è uno spreco di risorse pubbliche, bisogna puntare sull'eccellenza, e l'eccellenza si
persegue attraverso la valutazione. Lo spreco che cos'era? Era la teoria del secchio bucato, questa tirata fuori Perotti, sempre uno del giro, diciamo, dei bocconiani. L'idea è inutile mettere acqua in un secchio bucato, perché la spreco. Quindi è inutile mettere risorse in un sistema che non funziona, prima lo devo correggere. E la correzione sarebbe stata poi la riforma Gelmini. L'accentramento delle risorse, questo qui è San Matteo, no? Alla fine che cosa ha significato in realtà? Quindi lo spreco è stato per mascherare un restringimento del sistema universitario. Questo erano tutti d'accordo, sia il PDL dell'epoca, sia il PD, che il sistema universitario era sovradimensionato per il sistema produttivo italiano e andava ridotto. Però appunto poi non è che c'è una tutto relativo in questo caso, non c'è una grandezza naturale, cos'è giusto, cos'è sbagliato, cos'è grande, cos'è piccolo, uno si confronta ai sistemi dei paesi con cui in qualche modo vorrebbe competere, con cui si paragona. Quindi non è che ovviamente se ci paragoniamo al Nord Africa, il sistema universitario era effettivamente molto sovrafinanziato. Se uno si paragona alla Germania, alla Francia, all'Inghilterra, anche alla Spagna, non lo era affatto. La seconda parola chiave è stata l'eccellenza, e questo a cosa è servita? È servita a coprire l'effetto San Matteo, questo qui è San Matteo, cioè chi ha avrà di più, chi non ha avrà di meno. Questa è stata, diciamo, la dinamica della ripartizione dei finanziamenti negli ultimi 15 anni. Questo in quanto l'idea sotto, e poi ci torneremo, era proprio quello di accentrare le risorse su pochi poli, perché attraverso quei poli, l'eccellenza, con un effetto trickle down, diciamo, per dare una rappresentazione così pittorica, avrebbe poi contagiato tutto il resto del sistema. E per perseguire questa eccellenza bisognava introdurre la valutazione. Questo è Topolino, l'apprendista stregone, se vi ricordate, si era messo il cappello magico e faceva dei disastri. Ed è quello che è successo con la valutazione, che la storia della maniera in cui la valutazione è stata implementata nel sistema in Italia veramente non ha paragoni in nessun paese al mondo. E questo purtroppo, diciamo, è colpa anche di noi accademici, anzi, soprattutto dei miei colleghi, perché io almeno mi sono sempre opposto per quanto ho potuto, che hanno accettato veramente cose barbare. Perché uno, diciamo, è molto preciso quando scrive i suoi articoli scientifici, però quando poi deve accettare delle regole assurde che gli condizionano non solo la carriera, ma anche la maniera di fare ricerca, dovrebbe essere un pochettino più prudente. Vabbè, quindi, diciamo, la retorica di fondo era sempre, dice, adesso finalmente taglieremo le unghie ai baroni, questo era quello che diceva la Gelmini, e introdurremo il merito nell'università. E questo che lo diceva pure Mussi, purtroppo l'università è un bordello, Mussi presenta il suo piano, perché l'agenzia di valutazione è stata introdotta da Mussi. State inventate, ecco. Vabbè, queste sono le variazioni, diciamo, del finanziamento tra il 2008 e il 2014. Uno vede che in Italia è diminuito del 20%. Vabbè, questo è il PIL, diciamo, il grosso taglio è iniziato con Gelmini, e la spesa in istruzione avanzata in Europa, insomma, questo è il 2015, non c'ho i dati più recenti, però insomma alla fine siamo andati a finire lì, poi più o meno abbiamo continuato a galleggiare. Se uno guarda altri indicatori come i dottorandi, è un disastro totale, insomma abbiamo una quantità di dottorati che è un quarto dei paesi medi europei, e questo appunto è dovuto al fatto che non è richiesto da un sistema produttivo avere personale con alta formazione universitaria. Ma il taglio del 20%, quello che è stato grave, è stato anche che non è stato uniforme geograficamente, ma ha colpito soprattutto le regioni del centro-sud e le isole. Quindi tanto che ci sono delle università
che probabilmente insomma, si trovano ancora adesso in gravi difficoltà economiche, anche per un calo degli studenti. E infatti, diciamo, questo è quello che si dice, è sparito il Sud. Perché è lo stesso tipo di dinamica che si è poi creata anche a livello europeo. I finanziamenti, i soldi e le persone sono andate dai posti più deboli ai posti più forti. Questo è successo. Quindi questa è la politica, diciamo, che sta dietro l'effetto San Matteo. Quindi c'è stato in Italia, per esempio, si parla sempre dell'invasione dei migranti, ma quello di cui non si parla è che c'è l'emigrazione, diciamo, di personale con alta formazione. Significa in Italia vengono formati un po' per inerzia del sistema persone che hanno poi, si giocano, diciamo, la loro carriera all'estero, e quindi in qualche modo l'Italia forma gente per i paesi più avanzati. Questo significa che queste frecce verdi sono quelli che entrano e quelle rosse sono quelli che escono, quindi l'Italia sta qui praticamente, in Italia non abbiamo... Francesco, io non vedo nulla però, no? Ci sono dei grafici? Certo. Io non si vedono i grafici? Sì, si vedono. Ah, ok. Non lo so perché non li vedi. Noi li vediamo. Ok. È diventato un problema del computer di Piero. Va bene. Nello stesso periodo, cioè tra il 2000 e il 2013, la ricerca, per esempio, la spesa in Germania è aumentata del 70% e si avvicinava nel 2013 al 3%, al famoso 3% del PIL. In Cina anche, in Cina è avvenuto una crescita ancora più veloce, tra il 2000 e il 2015 è aumentata di quasi 6-7 volte la spesa in ricerca e sviluppo, e in contemporanea è aumentato anche, diciamo, la quota della manifattura presente in Cina. Allora, loro hanno iniziato con la competizione, se vogliamo, nel mercato globale, avendo salari più bassi e producendo merci a bassa intensità tecnologica, e sono finiti però dopo 20 anni, grazie a questo investimento in ricerca e sviluppo, a produrre invece beni ad alta intensità tecnologica. E quindi, diciamo, questo è il vero motivo della crescita della Cina, il cui PIL continua a crescere dell'ordine del 5% l'anno da circa 30 anni, no? Hanno tirato fuori 700 milioni di persone dalla povertà, è proprio dovuto all'inizio ai bassi salari, ma poi allo sforzo nell'investimento ricerca e sviluppo. Allora, vabbè, vediamo le conseguenze. Allora, una delle chiavi per capire quello che è successo è proprio questo mito del gap formativo, cioè il gap tra le esigenze tecnico-professionali che le imprese esprimono, cioè in termini di professionalità disponibili nel mercato del lavoro, e l'indirizzo del sistema scolastico e di istruzione. Cioè, qual è il problema? Qual è stato, no, il capro espiatorio della crisi italiana? È stato la formazione, cioè sia l'università sia la scuola. Non è l'impresa a non avere le capacità, ma è l'università e la scuola che non formano persone che sono, diciamo, adatte al tipo di struttura economica che c'è in Italia. Quindi da qui tutta questa storia dell'alternanza scuola-lavoro, eccetera, eccetera, è venuta più o meno da questa idea. Ovviamente un'idea assurda, perché uno continua a tirare giù, diciamo, il sistema. Questo lo stesso nella buona scuola si ritrova di Renzi, si ritrova lo stesso tipo di indirizzo. Non c'è praticamente nessuna differenza tra il centrodestra e il centrosinistra in questo campo, purtroppo.
In realtà, appunto, se uno vede dei dati, per esempio, di quanto spendono le imprese in ricerca e sviluppo, se già lo Stato spende molto poco, le imprese spendono ancora meno, no? Rispetto a quello che succede negli altri paesi industrializzati. Praticamente siamo gli ultimi nella classifica. E chiaramente il numero di ricercatori occupati nelle imprese siamo ancora, anche lì, siamo tra gli ultimi. Questo è una cosa anche interessante, è che la quota di occupati con qualifica di manager per titolo di studio nelle imprese è la più bassa che praticamente in Europa, in Italia. Cioè, significa che è un sistema produttivo fatto da gente appunto di basso livello formativo, che richiede gente ancora di più basso livello formativo. Cioè, come si fa a rompere questo tipo di dinamica? Chiaramente non ci si può aspettare che lo facciano le imprese, perché anche perché non hanno la forza, neanche volendo, di farlo. Le imprese quello che vogliono è che l'università e la scuola siano una sorta di scuola di formazione di personale che gli serve a loro, e quindi è una scuola di formazione di basso livello, okay? Formativo. E quello che vorrebbero dagli enti di ricerca è che funzionassero, diciamo, un po' da ufficio studi, ecco, anche le università. Cioè, quello che loro non possono permettersi lo fanno fare all'università e agli enti di ricerca. Ok. Quello, infatti, questo è uno dei booklet del governo Renzi. Quello che dicevano è: qual è il nostro jolly è quello di avere dei salari molto bassi per una forza lavoro che invece ha ancora una certa preparazione, okay? Mentre significa che un ingegnere in Italia lo devi pagare, in Germania lo paghi 10, in Italia lo paghi 3. Questo in pratica significa. E questo è il modello su cui uno si è ispirato. Il problema è che è un modello destinato a decadenza, non nell'arco di tempo, non in un anno, ma nell'arco di 20 anni. Questo produrrà chiaramente un disastro. Già adesso ne stiamo vedendo le conseguenze, e più andiamo avanti peggio sarà, ovviamente. Va bene, vediamo la valutazione, come è stata utilizzata la valutazione, perché la valutazione è stato un grimaldello molto chiave per cambiare, per snaturare il sistema universitario, perché è stata la maniera in cui la politica è entrata nella ricerca. Quindi nella maniera in cui la ricerca viene fatta e nella scelta dei temi di ricerca da parte del personale universitario, degli enti di ricerca. Allora, di nuovo questa famosa frase della regina, la regina che andò al London School of Economics proprio nel novembre del 2008, subito dopo c'era stato, diciamo, un momento probabilmente peggiore della crisi, che era ottobre del 2008, e chiese: ma com'è che nessuno di voi, che siete tanto bravi, ha visto questa cosa arrivare? E nello stesso momento in cui la regina faceva questa domanda, la cosa interessante è venuta fuori questa i risultati della Research Assessment Exercise, che è la maniera in cui gli inglesi, diciamo, chiamano l'agenzia di valutazione. E quello che il risultato era che la ricerca in economia era la ricerca migliore in Inghilterra, e la London School of Economics è praticamente una delle istituzioni più che si piazzavano ai ranking più alti. Quindi, in un certo senso, questo era un paradosso, come dice Donald Gillies, che è un filosofo della scienza inglese: se da una parte tu non sei stato capace di prevedere la crisi più grande che è avvenuta negli ultimi, dal dopoguerra, forse dal 29, dall'altra parte però dici che sei tanto bravo. Com'è? Perché? Cioè, come si spiega questo paradosso? Questo paradosso si spiega ovviamente attraverso la maniera in cui la valutazione viene fatta. Quindi è una maniera, diciamo, massiva, nel senso ex post, cioè si fa una valutazione di tutto il sistema universitario ogni 4 anni. Questo succederà anche in Italia poi.
dopo che è stato introdotto in Inghilterra. Va notato che oltre in Inghilterra e in Italia questo non succede da nessuna parte al mondo. E va notato anche che in Inghilterra, diciamo, la situazione è più civile, nel senso che almeno i panel dei valutatori vengono nominati, non sono nominati dal potere politico, perché in Italia c'è pure questo problema aggiuntivo. Chiaramente voi dovete pensare a dei... Allora, tutto quanto questa strada di valutazione è stata ideata sempre dai nostri amici bocconiani, quindi loro avevano in mente quello di diciamo, eliminare il pensiero alternativo a quello neoliberista, e questo lo hanno fatto, diciamo, egregiamente attraverso la valutazione, che decidono quali sono le riviste buone e quali sono le riviste cattive, decidono da quale parte vanno i fondi, decidono quali sono i criteri per selezionare la gente, eccetera. E ma questo poi è qualsiasi campo in cui c'è un connotato politico, ma può essere anche, non so, storia contemporanea, perché chiaramente storia contemporanea è molto delicato, può essere diritto costituzionale, no? Quando ci sono stati i referendum abbiamo visto, però, dei costituzionalisti si schieravano in un modo, altri in un altro, può essere diritto del lavoro, e lì pure, cioè, ci sono le riviste di classe A, che sono quelle vicine alla Confindustria, e le riviste di classe B, che sono quelle vicine al sindacato, e così via. E purtroppo, appunto, questi sono stati, diciamo, gli argomenti. Dice, tutti fanno così, non è vero, perché lo fanno solamente in Inghilterra e Italia, in Francia, in America, che, no, uno vorrebbe questa, siamo noi a libertà, siamo noi a California, come faceva la canzone, no? Però no, non fanno così, non esiste una valutazione centralizzata di questo tipo. I benefici di valutazione superano sicuramente i suoi costi, anche questo è falso, perché la valutazione costa un sacco di soldi, come vedremo. Poi ci sono i professori, devono rendere conto al contribuente del loro lavoro, e questa chiaramente è un'assurdità, perché il contribuente non è in grado di capire il lavoro che fa un professore universitario. Ma deve esserci la comunità scientifica, ovviamente, che valuta, però qui la comunità scientifica in qualche modo è stata esautorata, come tutti, in tutti i, diciamo, i processi che sono venuti post Gelmini, è stato quello di sostituire la comunità scientifica con, diciamo, con il potere politico. Adesso i rettori non sono più responsabili rispetto a chi l'hanno eletto, ma sono interessati a non dispiacere ai ministri, perché poi domani da rettore verranno piazzati in qualche altro tipo di incarico. Poi tutta la questione che la valutazione serviva a individuare i fannulloni, tutta questa retorica sui fannulloni, appunto, è una cosa che non esiste nella realtà. Cioè, se uno va a vedere chi sono i fannulloni, cioè chi sono, sarebbero quelli che non pubblicano, per esempio, perché così vengono valutati. Allora, innanzitutto c'è gente che fa insegnamento piuttosto che ricerca, e nella vita di un accademico ricerca e insegnamento sono due cose che sono sempre presenti, poi uno fa più l'altro, insomma, a seconda della situazione. E soprattutto quelli che non pubblicano non sono quelli che non fanno nulla, ma sono quelli che fanno altro, nel senso che i medici, gli avvocati, gli ingegneri, eccetera, sono quelli che fanno altro tipo di attività. Per esempio, la VQR, cioè la valutazione quadriennale della ricerca, è costata circa 200 milioni in Italia, ed è quello che costa anche in Inghilterra. Quindi uno si dovrebbe domandare se 200 milioni non potrebbero essere meglio investiti per finanziare i progetti di ricerca. Comunque, che cosa c'è dietro questa logica della valutazione? C'è quella della competizione, perché dice, vabbè, io devo stimolare una competizione, perché la competizione aumenta la qualità. Questo è sempre i nostri amici economisti che fanno le analisi tecniche, e questa dice, vabbè, ok, scusate, ecco, uno si immagina, dice, vabbè, mi invento qualche maniera di misurare la competizione, mi invento qualche maniera di misurare la qualità, perché queste oltretutto sono delle quantità che non è che esistono in natura, non è che ci sono i metri o i chilogrammi, sono delle quantità. Dice, ma che vuol dire competizione? Cosa vuol dire qualità? No? Uno deve invitare, deve ideare dei proxy, cioè degli indicatori che più o meno dovrebbero fare quel lavoro lì.
uno si aspetterebbe una correlazione di questo genere, quello che invece si osserva è una cosa assolutamente senza senso. E però è questo è quello che viene, è stato uno dei motivi per cui, ecco, parola d'ordine dell'università, autonomia in concorrenza, appunto questi erano gli articoli che uscivano nel 2009 sulla Voce INSA. Per dire, questo è un altro prodotto di questa pseudoscienza, perché è una pseudoscienza a tutti gli effetti, come l'astrologia, cioè fa finta di essere una scienza, ma in realtà cioè usa della matematica, c'ha dei simboli che sembrerebbero delle cose tecniche, e invece fa tutto per mascherare, diciamo, cose assolutamente insensate. Quindi la valutazione è una forma di controllo sulla scienza da parte degli organismi di governo e che possono valutare l'opportunità politica del lavoro dello scienziato. Io dico, anche nel mio campo, io faccio l'astrofisico, studio cose assurde, diciamo, e comunque uno vede che chi decide, chi sceglie i criteri, eccetera, ovviamente lo fa, ha un impatto anche verso di me, diciamo così. L'idea è che uno vorrebbe finanziare le ricerche che sono più utili alla società. Ok, se uno va a vedere, per esempio, questi sono i valutatori che stavano nel gruppo di economia, la maggior parte di questi professori universitari erano contemporaneamente nella lista Fare per fermare il declino, che appunto è stata una delle cose più incredibili che si sono viste in Italia, almeno secondo me, una lista di professori universitari che hanno presentato come capolista uno che nel loro campo non era neanche laureato, e loro non lo sapevano, l'hanno scoperto il giorno prima delle elezioni, che era Oscar Cernito, cioè una cosa assolutamente ridicola. Gli effetti collaterali sono importanti, perché c'è un ostacolo alla interdisciplinarietà, perché questa divisione così settoriale fa in modo che ognuno si coltiva il suo orticello e basta. C'è il soffocamento di un impegno sociale più vasto, cioè, per esempio noi di Roars, i libri che abbiamo scritto, eccetera, ovviamente sono una cosa negativa per un sistema del genere, perché non fanno parte di quel sistema lì, cioè perché devi scrivere, perché devi occuparti di quello e non a pensare a aumentare le citazioni dei tuoi articoli nel tuo campo, perché poi le citazioni dei tuoi articoli in altri campi neanche sono conteggiate, e quindi in realtà è tempo perso. E poi soprattutto è quello di che la gente, no, i giovani soprattutto, iniziano a cercare il conformismo piuttosto che la ricerca vera e propria. Cioè la ricerca non è che uno sta sulla frontiera tra il noto e l'ignoto, quello che deve fare è avventurarsi nella giungla in qualche modo e trovare da solo la strada. Non è un'autostrada che uno dice devi andare di là e vai di là. E invece, diciamo, in questo sistema si forma la logica dell'autostrada, perché uno va dove vanno gli altri, perché lì è più probabile poi ottenere finanziamenti e fare carriera. Quindi, ma forse questa parte qui ve la salto. Quello che è successo è stato appunto un taglio del finanziamento, un taglio, una decrescita anche personale importante, perché solamente perché la gente andava in pensione e non c'erano più soldi per assumere gente nuova, quindi un aumento spropositato del precariato dalla riforma Gelmini in poi, e un aumento di questa valutazione bibliometrica. Allora, questi effetti qua, che effetti hanno avuto sulla ricerca? Questo uno può fare, diciamo, un'analisi quantitativa, e quello che si vede, questo è un articolo che hanno fatto i miei colleghi della redazione di Roars, e quello che è aumentato è il numero di autocitazioni. Okay. Questo qua è il grafichetto, non so se lo vedete, l'Italia è più o meno, queste sono le autocitazioni, l'Italia sta come gli altri paesi, da quando viene fatta sull'Hambur la crescita è assolutamente anomala. Ok, il dogma è questo, dietro qual è la logica di tutto quello che è successo? Appunto è, ci sono tre parole, competizione, valutazione e meritocrazia. L'idea è, io vorrei avere l'università di Harvard nel mio cortile di casa, perché avendo l'università di Harvard aumenterò, diciamo, è una sorta di panacea per assicurare il successo nell'economia globale. Quindi per avere Harvard, questo è il modello Harvard here, Harvard qui, diciamo, devo fare una valutazione continua.
E quindi questa valutazione continua si trasforma in dei ranking, che sono i ranking dell'università, e questi ranking, diciamo, sono molto toccano molto l'organizzazione proprio dell'università, perché le università si vogliono massimizzare la propria performance rispetto a questi ranking, e quindi per esempio si puntano su delle cose anziché su altre, ecco. Puntano su delle discipline, eccetera, eccetera. Allora, l'idea è sempre quella del trickle down, il problema è se funziona o meno, e invece, diciamo, funziona un po' come il trickle down economics, i soldi invece di essere distribuiti vanno a finire da qualche altra parte. Comunque, se uno va a vedere queste classifiche dell'università, no, ogni estate, no, per orientare la scelta delle famiglie a agosto, vengono pubblicate le classifiche dell'università. Questa è una delle più famose, ma che non vuol dire che sia una delle più sensate, perché sono tutte insensate in realtà. Allora, questo, che cosa vediamo qua, così a colpo d'occhio? Beh, nelle prime 10 ci sono americane e 2 inglesi, ed è così, insomma, non ci sono italiane. Ma che cosa misurano che cosa misurano veramente questi rankings? Questi rankings è un po' come il numero di coppe che vincono le squadre. Cioè, perché Real Madrid vince più coppe dell'Atalanta, per dire? Perché Real Madrid ha un finanziamento, no, dietro, che è molto più grande di quello dell'Atalanta. Quindi se uno va a vedere, per esempio, le due università americane che sono tra Trop, cioè Harvard e Yale, le loro spese, insomma il loro finanziamento ordinario, che chiameremmo noi, è circa, diciamo, 2/3 di tutto il finanziamento di 66 atenei italiani, che hanno 1.600.000 studenti, mentre invece queste due università ne hanno 33.000, quindi stiamo paragonando cose che sono semplicemente incommensurabili, diciamo così. Poi quello che succede, appunto, è che anche all'interno del sistema americano, diciamo, il ricco diventa sempre più ricco, perché le università più prestigiose, che stanno in cima a questi ranking, continuano a attrarre maggiori studenti, maggiori finanziamenti, maggiori anche donazioni, perché le donazioni sono uno strumento molto importante anche per motivi fiscali in America. Se uno vede invece qual è la produttività del sistema italiano, cioè vede per esempio quanti articoli vengono fatti, no? E li confronta, oppure quante citazioni vengono fatte e li confronta, in questo grafico noi abbiamo messo le citazioni, per esempio, o gli articoli, ma più o meno la stessa cosa, e rispetto alla spesa, vede che più o meno i paesi si distribuiscono su una linea, che significa che più spendi e più riesci a avere successo con questo tipo di... anzi, in Italia, diciamo, la spesa, la produttività, il numero di citazioni per milione di dollari, per esempio, è molto alta. Questo perché noi abbiamo gli stipendi bassi e un sacco di precari che fanno ricerca circa gratis. Questo tipo di logica, oltretutto, è anche importante a livello europeo, perché quello che succede a livello europeo è che l'Italia, per esempio, nella ricerca mette più soldi di quanto ne prende, perché chiaramente noi con chi dobbiamo competere? Con i tedeschi, con gli inglesi, con gli svizzeri, eccetera. Quindi hanno dei sistemi che sono molto più forti e quindi saranno molto più avvantaggiati. Quello che sta succedendo è che l'Europa, diciamo, questo tipo di sistema è un Robin Hood all'incontrario. Di nuovo, chi ha avrà di più, chi non ha avrà di meno. Ma questa è una crisi, diciamo, non è solamente italiana, eh. Noi l'abbiamo importata e l'abbiamo anche peggiorata, però è una crisi che è presente in tutto il mondo, cioè, e almeno in tutto il mondo occidentale. Poi noi parliamo di mondo, abbiamo capito che è un po' più vasto di così, un mondo multipolare. In Italia, in Occidente, quello che sta succedendo è proprio questo tipo di... in tutti i settori, insomma, e anche nell'università. Quindi l'idea è di formare piccoli... un piccolo numero di ricercatori di elite che guidano il sistema. E gli altri... Però se uno sa come funziona la ricerca, sa anche che la fortuna, diciamo, per esempio, è un fattore importante. Poi questa estrema competitività, quello che sta generando, è anche un aumento molto forte
degli articoli, diciamo, sbagliati, falsi, sbagliati, eccetera, eccetera, che vengono in qualche modo poi ritrattati, si dice, no? Che uno poi li ritira. Il numero di retraction sta aumentando in maniera preoccupante. Cosa si dovrebbe fare? Niente, si dovrebbe studiare la storia, perché uno, se uno studiasse la storia, capirebbe che come funziona la dinamica della ricerca scientifica e quindi come funziona, da dove vengono le scoperte. Le scoperte non vengono mai da un settore che è stato super finanziato da qualche politico, questo non è mai successo, a parte per il CERN, che ovviamente è un'anomalia, perché lì devi costruire un laboratorio che è unico al mondo, poi dici, vabbè, ti ho dato 5 miliardi, riesci almeno a scoprirmi qualcosa, questo è anche normale. Però le scoperte vere vengono sempre in maniera più o meno casuale da personaggi anche marginali. Ma questo non bisogna risalire a Einstein, basta vedere, non so, le scoperte della fisica degli ultimi 30 anni per capire che così funziona il sistema. Il problema è che, diciamo, tutto questo finanziamento sarebbe stato, diciamo, utile se era la ciliegina sulla torta, invece in realtà la torta non c'è più, è rimasta solo la ciliegina, e quindi su quella ciliegina, diciamo, c'è una competizione feroce. In Europa, per esempio, succede che queste borse molto prestigiose, che si chiamano ERC, dice, questi ERC finanziano ricercatori eccellenti, che però prendono la borsa ERC dopo che hanno preso il premio Nobel. Ma il problema non è darglielo dopo che hanno preso il premio Nobel, il problema è darglielo prima, perché tu vuoi finanziare delle ricerche che diventeranno importanti. Questa è la domanda vera che uno si deve fare, non finanziare quelli che hanno già fatto qualcosa di importante. E soprattutto, appunto, la storia della scienza mostra che una chiave importantissima deve essere sì la competizione, ma non dei ricercatori, ma dei programmi di ricerca. Cioè ci devono essere di idee in qualche modo differenti che cercano di spiegare qualcosa, e invece adesso c'è una singola idea e la competizione avviene tra i ricercatori dentro quelle idee. Va bene, andiamo alle conclusioni. Le conclusioni, diciamo, in qualche modo sono banali, era già scritto in questa lettera che ha scritto Vanna Warbusch, che è il direttore, diciamo, uno dei direttori del progetto Manhattan. Diciamo, la scienza funziona solamente se è membro di un team, e senza scienza non si va da nessuna parte. Cioè il finanziamento alla ricerca è la tecnologia, una condizione necessaria, ma ovviamente non sufficiente per avere poi uno sviluppo culturale e uno sviluppo economico. Perché ci sono, diciamo, vari pezzi che uno deve considerare. C'è la formazione, c'è lo sviluppo tecnologico, lo sviluppo scientifico, lo sviluppo produttivo. Sono cose differenti. Uno Stato, diciamo, sano, si dovrebbe occupare di questi quattro differenti poli e di come funzionano le connessioni tra di loro, cioè come la formazione diventa sviluppo scientifico, come lo sviluppo scientifico può stimolare lo sviluppo tecnologico e come lo sviluppo tecnologico quello produttivo. Da noi si è stato fatto l'IT, l'Istituto Italiano di Tecnologia, dove Cingolani è stato direttore scientifico per circa 20 anni, dove non è stato combinato circa nulla e soprattutto non ha sviluppato nessun tipo di innovazione tecnologica reale, a parte le chiacchiere di Cingolani. E quello che invece è avvenuto in Cina è stato esattamente il contrario. In Cina c'è stata una grandissima spesa in ricerca e sviluppo, come avevo detto prima, e questa è diventata poi, ha avuto un impatto vero sull'economia reale, tanto che adesso, per esempio, per le macchine elettriche sono di gran lunga più avanti di tutti, da quanto ho capito. Quello che succede, oltretutto, nei paesi, se uno va a vedere, questa è un'analisi che abbiamo fatto con dei miei colleghi, è che i paesi che sono più scientificamente più attivi, che si comportano meglio, sono quelli che diversificano il sistema della ricerca. Cioè non sono quelli che si concentrano solamente su dei campi, ma sono quelli che invece lasciano spazio proprio per il fatto che le nuove idee nascono anche dall'unione, diciamo, di campi differenti. Ecco, questo è un punto importante che un sistema di valutazione come quello italiano
invece tende a soffocare. Quindi la diversificazione è l'elemento chiave che correla con la competitività scientifica e tecnologica. Se uno vede quello che succede in America, quello che è successo in America, perché sono così, anche se adesso hanno grandi problemi, comunque perché sono così, perché il sistema della ricerca tecnologica è andato così forte, perché c'è stata una spesa dietro, una spesa del governo enorme. Poi sarà passata anche per le questioni militari, non c'è dubbio, però è stata la mano invisibile c'era, ed era quella del governo. Se uno va a vedere, per esempio, questo è il libro della Mazzucato, no? Da dove vengono tutti i pezzi dell'iPhone? I pezzi dell'iPhone vengono tutti, ognuno da qualche tipo di finanziamento governativo, molto spesso militare, purtroppo. E quindi la ricerca è innanzitutto è rischiosa, la ricerca e l'innovazione sono rischiose, le parole chiave perché possano avvenire sono diversificazione, adattabilità, cooperazione invece di competizione e soprattutto tempi lunghi. Quindi uno l'idea è che deve avere una rete interconnessa piuttosto che la cattedrale nel deserto, che invece è quello che uno ha cercato di fare con questa retorica del modello Harvard qui, che poi è la retorica dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Certo, uno si chiede come posso raggiungere il lungo termine se non sorvivo sul corto, e questo è il problema, appunto, è la chiave che uno Stato, che fa delle politiche sia industriali sia della formazione, si deve chiedere e deve sapere affrontare. Questi qua sono appunto i libri, i libri sull'Università 3.0 con i colleghi della redazione di Roars e quello con Stefano Zapperi sull'Università erano più, sulla politica universitaria, invece questo sul rischio e previsione riguarda più la valutazione e come le idee che vengono sviluppate nella scienza poi diventano veramente importanti per la tecnologia. Cioè, ci sono esempi molto, molto, molto efficaci che sono avvenuti negli ultimi 20 anni che adesso non vi sto qui a raccontare. Vabbè, posso finire qui. Grazie a tutti per l'ascolto. Grazie, bellissima, ricchissima lezione, Francesco. Corrisponde a quanto ci aspettavamo e quanto mi aspettavo. Soprattutto perché sei riuscito a mettere insieme le cose fondamentali, cioè il legame tra il modello produttivo del nostro paese e il nanismo nella ricerca scientifica, no? Lì il segreto di tutto è lì, e naturalmente questo legame con il potere politico, che è un potere politico mediocre, in maniera bipartisan, come hai ricordato. E allora è aperta la discussione, chi vuole intervenire? Io chiudo il mio microfono. Alessandro, vuoi intervenire? Io sono disperato dopo questa relazione, nel senso che veramente forse quello che si potrebbe provare a ragionare è su come se ne provare a uscire da questo circolo vizioso che è legato, appunto alla mediocrità della politica, ma anche a una mediocrità del sistema economico e produttivo. Le dimensioni, i settori, e noi abbiamo perso tutto un settore, che forse negli anni 50 e 60, che era il sistema pubblico, no? Imprenditori industriale e non solo, che certamente ha cercato, almeno fino agli anni primi anni 60, sicuramente di essere un elemento di innovazione del paese, e sicuramente anche rispetto, mi ricordo, l'ENI aveva una scuola, formava dei manager, per dire, no? Quindi andava al di là di quello che era
le caratteristiche tradizionali del sistema imprenditoriale legato alle famiglie, alle piccole imprese o alle grandi famiglie, dove però appunto la selezione poi avveniva in forma anche nepotistica. Ecco, non lo so, la sensazione è che dalla relazione ottima, però non c'è quasi speranza, cioè non c'è speranza per questo settore, ma in generale per questo paese. Ecco, che tipo di interlocutori si potrebbero trovare, ecco, per cercare di, come dire, smuovere le acque, no, rispetto a questa situazione, se ci sono, se li vedi, ecco, perché forse, diciamo, certo non c'è più Olivetti, non ci sono più quelle figure che in qualche misura, però bisogna forse da questo punto di vista bisognerebbe creare almeno delle alleanze con almeno una parte del mondo imprenditoriale che invece di stare dentro queste logiche della svalorizzazione del lavoro e del fatto che siccome l'imprenditore non è laureato, avere un laureato che poi da cui come dipendente lo mette in difficoltà anche psicologica, no? Rispetto alla relazione che deve avere. Ecco, non lo so, ecco, vorrei che, però ecco, vorresti che se fai uno sforzo per dare qualche indicazione positiva o comunque qualche indicazione rispetto a una via d'uscita. Grazie. Certo, grazie. Ma questa è la parte più difficile. Ma secondo me, diciamo, sono due cose differenti. Chiaramente il problema, diciamo, del sistema produttivo è un problema enorme e secondo me può essere in qualche modo solamente stimolato da qualche progetto, diciamo, dall'alto, con qualche imprenditore che faccia qualcosa solamente se inserito in un contesto in cui c'è un grande finanziamento dello Stato, eccetera. Cioè, invece di fare il ponte sullo stretto, uno pensa a fare, non so, l'auto elettrica o qualche progetto di alta tecnologia che può, diciamo, stimolare un feedback positivo anche sul privato, ma sicuramente i privati non hanno la forza di fare nulla, fanno le scarpe, cioè, che vediamo sempre in televisione, c'è quella che fa i tondini della strada lì, poi quello che fa le scarpe, quell'altro operatore che non si sa che cosa faccia, e poi quello che vende, no, i salumi, il salumiere, quello lì con i baffetti. Vabbè, questi sono i modelli, insomma, no, che girano in Italia. Purtroppo è un problema enorme, un problema culturale. Ecco, io penso che prima, se non c'è un cambiamento... C'è anche la Brembo col suo chilometro rosso, no? Sì, esatto. E se non c'è prima un cambiamento culturale, e quindi anche, insomma, il problema che io vedo è che nell'università il pensiero, diciamo, gente che pensa in maniera non alternativa, semplicemente che ha che pensa, è poca, è pochissima. Questo è stato l'effetto della valutazione, cioè distruggere proprio la capacità di pensare, di intervenire nel dibattito pubblico con delle idee. La gente sta lì, pensa solamente a avere più citazioni, a fare l'articoletto e buonanotte, insomma. O operazioni di piccolo cabotaggio. Ci sono alcuni che non si sono adeguati, diciamo, a questo, no? Pensiamo a Montanari, per esempio, che sta ogni giorno e ne lancia una, bravissimo, devo dire, veramente, assolutamente fantastico, però deve essere da solo, insomma. Noi la bandiera l'abbiamo tenuta, però appunto siamo giapponesi nella giungla, non lo so. Speriamo che ci sia poi un qualche tipo di ricambio e quindi gente anche che è stata fuori può dare una visione differente. Ecco. Perché è un sistema veramente molto autoreferenziale, incestuoso e asfittico. Vedo, non so se rispetto l'ordine, Elisabetta Forni, poi Romana Mancini, Alessandra De Rossi. Va bene, sono Elisabetta, intervengo su indicazione di priorità, di mano alzata. Io non vedo gli altri, ma insomma... Segui questo ordine e per dire questo. Aspetta, potresti aprire la telecamera in modo che ti vediamo anche.
Non sono in grado di, mi dispiace, non sono in grado di attivarla in questo momento. Mi spiace, è una cosa che anch'io patisco, ma non posso fare altrimenti. Volevo soltanto, appunto, come premessa dire che è vero, l'ho sperimentato anche al Politecnico di Torino, questa, diciamo, capacità di mettere assieme centro-sinistra e centro-destra nel realizzare l'obiettivo che Francesco ha molto ben descritto. Quando ai tempi della Gelmini il suo consulente principale era Francesco Profumo, che era il mio rettore, che ha fatto esattamente il lavoro di istruzione di questa riforma. E quei risultati, appunto, sono sicuramente nefasti. Quello che vorrei, come dire, provare a sollevare per sentire da Francesco cosa ne pensa sono un paio di questioni. Una riguarda, diciamo, il ruolo dell'Europa, perché io ho l'impressione che in tutto questo disastro, certamente l'Europa e i fondi europei per la ricerca non hanno giocato un ruolo positivo, hanno tendenzialmente valorizzato enormi progetti di ricerca, anche di, appunto, la logica della cooperazione tra stati, ma penalizzando sempre, appunto, tutto quello che avrebbe potuto venire invece dai più piccoli, dalla, diciamo, originalità della sperimentazione, per invece privilegiare sempre il mainstream. E allora su questo mi interesserebbe sentire che cosa ne pensa Francesco e da questo punto di vista quale potrebbe essere, insomma, diciamo, anche un'indicazione politica che possa venire da noi, no, di Unione Popolare, in questa direzione. La seconda questione riguarda, diciamo, una prospettiva futura. Come si può immaginare anche di favorire la produzione di saperi e di persone competenti che però provino ad attuare un diverso modello di sviluppo? Quindi non tanto per andare incontro ai bisogni delle imprese, no? Anche nell'ipotesi che queste imprese fossero più progredite di quanto non siano le imprese italiane, che appunto sono di basso profilo e non richiedono alte specializzazioni, ma voglio dire, ci sarebbe modo e la possibilità, a tuo avviso, Francesco, di lavorare proprio per un'università diversa, alternativa, che in qualche modo porti avanti un progetto di questo genere? Grazie. Allora, rispondo a lei, così continuiamo, sennò poi ci perdiamo. Come vuoi. Allora, sì. Sì, forse è meglio. Per quanto riguarda il ruolo dell'Europa, diciamo, direi disastroso in teoria. Perché il cambiamento che è avvenuto anche sotto una pressione, diciamo, per omologarsi a quello che è successo in Europa. Che succede in Europa, per esempio, 20 anni fa facevano dei network, andava per la maggiore fare dei network, cioè delle associazioni di piccoli gruppi per studiare un soggetto. Adesso questa cosa qui praticamente non esiste più, esiste la borsa milionaria al singolo ricercatore, che è come vince la lotteria, perché poi uno che vince una cosa del genere, dopodiché si è piazzato per tutta la vita. Quindi quest'idea di mettere queste soglie così alte, cioè soglie di successo, no? Il 5% per esempio, i PRIN alla fine degli anni 90 erano al 25-30%, adesso sono al 2-3%, cioè uno vince uno che ha solamente a 3-10 su 3. O anzi, quanti sono? 5, 10 su 5. Quindi se uno prende 9, un referì prende 9, già, o due referì mettono 9, già non vince più. Cioè è completamente senza senso, è un sistema assurdo. Perché appunto chi vince alla fine, no? Chi è che prende i finanziamenti? Chi fa una ricerca che ha il consenso della comunità? Ma questo è sbagliato, perché la ricerca non è il consenso, sono cose completamente differenti. Le ricerche innovative non hanno il consenso della comunità. Questo non significa che devi finanziare il primo matto che capita, però devi dare spazio, diciamo, a delle ricerche che in qualche modo, anche se non quadrano. Allora, come si può fare? È possibile. Per esempio, si può mettere una soglia molto bassa, poi estrarre a sorte, già avrebbe più senso secondo me. E ci sono alcune istituzioni in Svizzera, per esempio, hanno iniziato a fare così, la National Science Foundation ha messo un elemento, diciamo, casuale nella scelta, ovviamente con soglia, cioè anche prendi tutti i matti che vengono.
Quindi diciamo uno si deve pensare a delle soluzioni del genere, innanzitutto a cercare di rimettere in piedi un sistema scientifico e culturale diversificato, cioè non una roba appiattita su poche idee. E questo secondo me è anche un po' la chiave per cercare di pensare a un modello differente di università, insomma, per rispondere alla seconda domanda, quale può essere? Deve essere questo. Poi come questo poi si traduce in un'attività, diciamo, che sia di stimolo allo sviluppo, non è chiaro, però insomma è una condizione necessaria. Non è sufficiente, ma sicuramente è necessaria. Io penso che noi dobbiamo occuparci della condizione necessaria, poi quella sufficiente è troppo difficile, nel senso che non, cioè, si parla di una pianificazione politica che ovviamente non possiamo in qualche modo intervenire in qualche modo direttamente. Romana? Buonasera. Volevo prefissare qualche punto. Sono perfettamente d'accordo con quello che diceva il professor Silos Labini, ma ha colpito molto una slide che ha presentato, quella relativa all'autoreferenzialità dei ricercatori, praticamente è, per quanto riguarda l'Italia, è massima, no? Era quella linea più alta di tutti. E questo secondo me dipende da un fatto politico, normativo, nel senso che ad un certo punto in Italia si è creata, cioè è stata emanata una legge che ha stabilito la distinzione tra politici e enti di ricerca e la ricerca in genere. E apparentemente questa legge è positiva, perché il politico che si intromette nella ricerca può fare danni. Ma qual è stato l'effetto di questa legge? È stato un effetto drammatico, come lei ha sottolineato benissimo nella sua relazione, perché i politici si sono chiusi in loro stessi e quindi non hanno più dato ascolto né alle istanze che provenivano dalla società civile, ma neanche tantomeno alle idee che provengono dall'università. Questa è una cosa gravissima, perché questo ha veramente impoverito l'intera Europa, l'Italia in particolare, e lo vediamo in mille modi diversi. Quando io andavo all'università, l'università era un centro di idee complessivamente, c'erano i ragazzi, i giovani, oltre a studiare, si occupavano anche di musica, di teatro, venne Fellini un giorno a spiegarci come si facevano i film, cioè, voglio dire, manca anche questo. Adesso alla Sapienza ho visto che da qualche tempo, insomma, c'è stato un recupero parziale di questo aspetto, ma mentre in America, visto che cerchiamo sempre di scimmiottare gli USA, queste pulsioni vengono incanalate positivamente, no? Quindi i creativi, diciamo così, vengono invogliati a realizzare le loro idee. Qui invece tutto questo aspetto di creatività, di sviluppo, per esempio, del pensiero politico o del pensiero economico, in senso di progresso per la collettività, sono proprio sparite, azzerate. Io ho frequentato un master alcuni anni fa, ma in America al termine del master danno un finanziamento per la realizzazione delle idee che quella persona ha portato avanti per un certo periodo di tempo. Qui in Italia non se n'è proprio parlato. E poi, a tutti i mali c'è un rimedio, secondo me. Qual è la cosa che bisognerebbe fare? Bisognerebbe fare una legge, io ho scritto di questo argomento su un titolo alcuni anni fa, sull'inserimento dei laureati. Cioè, in un paese che definiamo bello, famoso nel mondo per la bellezza,
gli architetti che si dovrebbero occupare di urbanistica sono stati proprio esautorati. Io proponevo in questo titolo invece l'assunzione nei comuni di un certo numero di architetti, perché poi è inutile che diciamo i laureati non trovano lavoro, non trovano il lavoro giusto per loro, con un danno pauroso per l'intera collettività. Così geologi, ma ne vogliamo parlare? Cioè, in Italia non esistono, in un paese dove c'è un rischio sismico elevatissimo. Vengono utilizzati per le loro competenze, dovrebbero essere assunti dai comuni, almeno quelli a maggior rischio sismico. Vede il nonno. Grazie, ho finito. Sì, sì, sicuramente è così. Insomma, pensiamo anche ai meteorologi, ormai no? La meteorologia è quasi scomparsa, quando invece dovrebbe essere un settore di grandissimo interesse, perché ha delle implicazioni importanti. No, le previsioni del tempo anche a breve scadenza sull'agricoltura, sull'energia alternativa, insomma, comunque è un po' tutto così. È un sistema che soffoca la diversità, la diversificazione, e quindi soffoca la gente. Questo è. Se adesso vediamo nel dibattito della guerra, ma chi è che interviene in Italia? Cioè, è veramente. Bassissimo, cioè di universitari, insomma, no? Parte 2-3 che sono pure piuttosto curiosi, diciamo, però io non so, mi sento qui in America ci sono delle voci molto importanti, molto autorevoli, che fanno delle analisi. In Italia ormai non si trova più nulla. È un depauperamento dell'intero sistema, certo. Alessandra De Rossi. Buonasera, ciao Francesco, grazie per questa carrellata purtroppo di disastri che mi hai ricordato. No, io volevo fare una sola osservazione molto brevemente. Io ero una ricercatrice nel 2010, sono salita sui tetti, ho fatto le manifestazioni, eccetera. Quello che negli anni mi ha fatto più male, però, è stata la mancanza di una reazione da parte del mondo accademico. Cioè, tutto ciò, la carrellata che tu hai fatto di decisioni politiche, politico-economiche, aggiungerei, diciamo, uno se lo poteva aspettare, queste riforme, tra virgolette, in negativo per il mondo accademico, se le poteva aspettare dai poteri politico-economici, che erano di tipo liberista. Ma dall'interno dell'università non c'è stata, ed è questa la cosa che a me ha fatto più male, una reazione. Io ricordo nel 2010 qualche professore ordinario che ci diede la sua solidarietà, perché i ricercatori, come sappiamo, diventarono una categoria in via di esaurimento. Però ricordo anche consigli di facoltà infuocati, in cui venivano messe in discussione quelle che erano le nostre motivazioni a uno sciopero, che fu quello appunto dei ricercatori in risposta alla legge Gelmini. E successivamente negli anni tutte queste, la valutazione della qualità della ricerca, e poi ricordiamo tutta la burocratizzazione anche della parte didattica, non solo della ricerca, non c'è stata una risposta da parte dei docenti universitari, del mondo accademico, secondo me. Una parte dell'intelligenza appunto del paese che sta nelle università non ha, a mio parere, mio modesto parere, saputo dare una risposta, che invece avrebbe dovuto, insomma, avremmo dovuto dire tanti no, no? E qui, secondo me, si è evidenziata, questa è la mia osservazione, vorrei sentire cosa ne pensi, si è evidenziata una debolezza però del mondo accademico, che non ha saputo rispondere a questi attacchi continui, no? Perseguiti nel tempo, appunto come hai ben illustrato tu in questa carrellata. Solo questo, grazie. Sì, sono assolutamente d'accordo. Diciamo, quello che a me sembra che sia successo è stata una omologazione rispetto alla narrazione che veniva fatta sui media, perché è un mondo che veniva rappresentato, no, in televisione, sui giornali, eccetera, in un certo modo, e quindi chi provava a dire no, io non penso che l'agenzia di valutazione
sia una cosa sensata, dice, ah, tu sei contro la valutazione perché tu sei... quindi in un dibattito del genere, senza avere una sponda, diciamo, informativa sensata, è difficile comunque reagire. Quindi la gente ha visto che chi reagiva veniva manganellato e quindi praticamente non ha più reagito e si è adeguata semplicemente, dice, queste sono le regole, date queste regole, come faccio a ottimizzare le mie chance di ottenere finanziamenti, di fare delle carriere, eccetera. E quello è stato l'unico pensiero, no? Noi abbiamo avuto durante queste le abilitazioni, eccetera, su Roars le vedevamo proprio, cioè gente veniva lì solamente per capire qual era la maniera in cui poteva agire, per quello gli interessava, non gli interessava cambiare il sistema. E cambiare il sistema non era proprio una cosa nell'orizzonte, diciamo, del 90% di gente che ci ha pure seguito, insomma. Purtroppo. Francesca. Salve. Sì, io intanto ringrazio il professore che mi ha dato questo squadro sconcertante sull'università dalla quale io manco dal 2007 perché mi sono laureata in quegli anni. E già all'epoca mia, mi ricordo, veniva introdotta la valutazione dei docenti universitari e all'epoca io la trovavo una cosa interessante, però visto il quadro che ne ha fatto oggi Silos Labini, devo dire che a questo punto non è stato esaustivo e non è stato, diciamo, ben usato. E, per quanto riguarda, diciamo, gli argomenti trattati, credo che bisognerebbe fare anche un quadro più completo, perché comunque siamo figli della società di adesso, per cui anche i docenti di adesso, secondo me, sono figli di questa scorporamento che ha voluto fare anche la politica, cioè isolando tramite la tecnologia tutti quanti, perché se prima, anche alla mia epoca, la tecnologia veniva usata per fare gruppo, per cercare di essere uniti, di rintracciare e anche fare ricerca, adesso invece vedo che tutte le nuove generazioni sono sempre più isolate dentro i telefonini, insomma non escono più perché per esempio cercano pure i fidanzati tramite il cellulare invece che conoscendo persone in carne e ossa. Quindi secondo me appunto questo siamo proprio figli della società di adesso che è stata costruita nel tempo. E all'epoca, come diceva la signora prima, dice il mondo accademico non si è ribellato. Effettivamente devo dire che quando è stato introdotto anche il nuovo ordinamento, quindi il famoso 3 più 2 nell'università, che ha anche un po' rovinato l'università, secondo me, e per quanto riguarda i ragazzi che hanno, prima c'era la magistrale, quindi si facevano i 7 anni completi, adesso c'è questo 5 più 2, 3 più 2, insomma, è stato tutto trasformato. Praticamente eravamo noi giovani che ci mobilitavamo per cercare di evitare tutte queste riforme che venivano fatte nei confronti dell'università, della scuola, proprio perché pensavamo che fosse un depauperamento per il mondo proprio del arricchimento. Quindi, ecco, per quanto riguarda appunto questa cosa, volevo capire cosa ne pensava anche il Silos Labini riguardo appunto il mio punto di vista, che siamo tutti figli appunto della nuova società e quindi tutti isolati e quindi ognuno pensa a se stesso e non più come gruppo e quindi non si muove più per, diciamo, migliorare le situazioni in questo senso. Anche per quanto riguarda i docenti, che se forse ecco, pensano solo adesso al loro orticello e non a un qualcosa di più grande, quindi a un qualcosa di più del futuro, diciamo, della società, quello che vanno a dare ai giovani, ecco. Ho finito.
Ma io direi che comunque non sarei così pessimista, nel senso io vedo gente pensante intorno a me. Quello che manca è non sono tantissimi, questo è chiaro. La maggior parte della gente tende a farsi gli affari suoi e a pensare appunto a ottimizzare la sua carriera rispetto alle regole che sono date come se fossero una legge di natura, invece di pensare a cambiare le regole. Quello che manca sicuramente è un catalizzatore, cioè una maniera in cui queste varie persone pensanti si possano mettere insieme e cercare per diciamo, stimolare una nuova visione, un pensiero, una cosa così. Al momento è questo, mi sembra, il tappo maggiore, che poi si ricade sempre, secondo me, nel problema dell'informazione. Non essendoci uno spazio nell'informazione che abbia un impatto grande su questo tema, come in tanti altri, uno rimane relegato nella propria cerchia e non riesce in qualche modo a uscirne fuori. Pure noi con Roars, malgrado per anni, i nostri maggiori utenti sono stati i rettori, oppure i decisori politici facevano la riforma e poi venivano a vedere cosa ne pensavamo noi, no? Soprattutto per quanto riguarda la valutazione. Però poi non è che loro hanno cambiato nulla, semplicemente sono andati avanti con treni. A un certo punto hanno pure dichiarato che non avrebbero più discusso con Roars. Cioè, un'agenzia di valutazione nazionale dichiara che non discute più con un blog autoprodotto da docenti universitari, cioè così assurdo. Però loro venivano per vedere quello che le nostre critiche a cui non sapevano replicare, e quindi sono arrabbiato. Vabbè, questo è un evento di colore, così, tanto per alleggerire la situazione. Se non c'è nessuno, vorrei aggiungere qualche cosa alle ricchissime considerazioni che ha svolto Francesco. E intanto tentare di dire la mia e chiedere a Francesco qual è la sua opinione a proposito del successo che questi colpi di maglio dati all'università hanno avuto, e cioè la passività del corpo docente. Il corpo docente è stato passivo, io ho assistito a questa passività da un punto di vista abbastanza privilegiato, che è stata la facoltà di lettere della Sapienza di Roma. E aggiungo una interpretazione che non è malevola. Secondo me, questa passività è stata un'accettazione politica per molti versi, perché secondo la mia esperienza, ad accettare queste riforme e addirittura a caldeggiarle, a promuoverle, a implementarle, sono stati i docenti politicamente più avvertiti e più informati e più sensibili, quelli appartenenti all'area politica del centro-sinistra. Io ho visto molti colleghi di un'area che era in fondo la mia, appoggiare il sistema dell'amore con un atteggiamento moralistico e punitivo nei confronti di quelle, Francesco l'ha ricordato, no? Dei fannulloni, eccetera, che è una sciocchezza totale. È stato messo in discussione un sistema che è di per sé competitivo, no? Nella sua libertà il sistema universitario era competitivo, nessuno va avanti se non studia, se non scrive, eccetera. Se si rassegna alla mediocrità, vabbè, si trova un angolino, ma sono pochissimi nell'università italiana questi casi, e non si distrugge un sistema per queste pecche. Vorrei aggiungere, Francesco l'ha già detto splendidamente, vorrei aggiungere quest'altra considerazione che forse ci può portare a qualche altro aspetto propositivo nella discussione di questa sera. La mancanza di spirito critico, la mancanza di indipendenza e di autonomia intellettuale dei docenti attuali è il risultato di una programmazione politica precisa, legata per un verso al sistema di valutazione che Francesco ha spiegato e per un altro verso ai criteri di reclutamento degli insegnanti. Gli insegnanti vengono con contratti
contratti precari a tempo determinato, e se non filano dritti, se non pubblicano velocemente e sulle riviste che sono richieste, eccetera, non fanno carriera. Quindi si creano dei piccoli studiosi chiusi nel loro specialismo, nel loro minimo specialismo, che puntano a fare carriera, che non hanno ardimento politico. Io lo vedo anche nei miei ex allievi che stanno nell'università, sono tutti circospetti, non si muovono di fronte a nessuna iniziativa. È stata creata una classe docente di vigliacchi, di persone che ha paura di guastare qualche equilibrio interno. È davvero drammatico. Allora, secondo me, le proposte che possiamo fare sono di natura politica. Due cose una forza politica dovrebbe caldeggiare: l'abolizione dell'ANVUR e l'altra è un nuovo criterio di reclutamento dei docenti, i quali attraverso un concorso devono avere un posto a tempo indeterminato, avere la sicurezza di poter studiare per anni anche su grandi problemi. Io ho avuto sempre l'esempio degli storici. Quando io ero un ricercatore, quando io ero un assistente ordinario, invidiavo i miei colleghi francesi che all'École Française de Rome avevano borse di studio favolose per i nostri standard, e che avevano la possibilità anche di studiare 5-6 anni su un problema. Per uno storico è una cosa straordinaria e fondamentale, cioè una grande ricerca fondativa su un vasto problema, da cui tiri fuori un libro importante che poi ti consentirà di continuare la tua ricerca su vasti spazi. Hai accumulato talmente tante cose in quegli anni, per cui sei destinato a diventare qualunque sia, diciamo, certo, se hai pure la scintilla del genio e sei Brodel, tanto meglio, ma anche senza questo sei destinato a diventare uno storico di rilievo. Noi produciamo piccoli uomini, produciamo piccoli ricercatori, e questa è una scelta. Allora, cambiare questi due punti potrebbe aprire uno spiraglio. E poi, naturalmente, come giustamente ricorda Francesco, la lotta culturale, dobbiamo fare cultura, la scuola che abbiamo messo in piedi senza una lira, che si avvale, questo ci tengo a ricordarlo, di persone come Francesco stasera e come tutti gli altri che hanno preceduto, Settis, Montanari, Ferraioli, Carlo Petrini, tutti gratuitamente, sono persone di altre generazioni, lo fanno con slancio, perché veramente credono nel proprio paese e nel bene pubblico. No? Questa è la ragione. Certo. Per fortuna ce n'abbiamo di persone così. Adesso abbiamo sentito pure una giovane neolaureata come Francesca, che dalla Calabria ha frequentato l'università a Roma, ma ce ne sono. Li dobbiamo raggiungere, li dobbiamo anche un po' stanare. Queste lezioni registrate possono essere utilizzate a questo fine. Se non c'è nessuno, Francesco, ti concederei, naturalmente lascio poi la parola finale a Roberto Morea. Vi do questa informazione perché a fine giugno la scuola chiude il suo ciclo con una lezione che sarà tenuta dal professor Tonino Perna su i last 20, cioè sugli ultimi 20. Tonino Perna ha organizzato da quel creativo che è un convegno che si è, diciamo, tenuto in vari posti, anche a Milano, a Roma e a Reggio Calabria, sugli ultimi, sui paesi più poveri della terra, non i G7 o i G20, ma gli ultimi 20, e ci darà, diciamo, la visione, diciamo, coprirà la parte seconda
che dà connotazione a questa scuola, cioè la parte cosmopolita. Vediamo quali sono i problemi di questa parte della Terra. Francesco, grazie veramente tanto. Grazie a voi. La tua lezione, grazie. Roberto, se vuoi dire grazie. Qualcosa? No, solo un ringraziamento e diciamo con l'augurio che anche questi piccoli incontri, questi piccoli grandi incontri, arricchiscano poi il processo politico che vogliamo costruire, perché è vero che il catalizzatore che manca lo sentiamo tutti mancare, quindi anche per questo abbiamo promosso questa scuola e ci impegniamo perché questi temi diventano l'asse fondante anche di una visione politica, non soltanto su alcuni aspetti, ma che rimette insieme anche una visione completa della nostra società e della possibilità di avere un'alternativa. Io vi ringrazio chi ha partecipato, ringrazio Francesco Serostrabini e Piero per il suo indefesso lavoro che è prezioso per tutti noi. Grazie ancora a tutti. Grazie a voi. Ciao Francesco. Grazie Francesco. Ciao. Ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie. Ciao.